Quando ti mancava il gol? Tantissimo, lo cercavo da un po', era tanto che non segnavo, però mi sono sempre allenato bene, ho dato sempre il massimo, sono stato tranquillo e oggi per fortuna siamo tornati al gol e in più alla vittoria. Non segnavi dalla trasferta contro la Cinzia Albalonga del 6 gennaio, oggi una doppietta è servita a scavalcare l'Aprilia che vi ha messo davvero in difficoltà nel primo tempo, Castelnuovo che non era il solito Castelnuovo, poi nel secondo tempo che cosa è successo, soprattutto nello spogliatoio? Sì, hai detto bene, l'abbiamo bruciata un po' male, sono partiti meglio loro, buona squadra, giocava bene a calcio, però abbiamo reagito, abbiamo trovato il gol con Massimo a fine primo tempo. Poi ci siamo parlati nello spogliatoio, dovevamo dare tutto, ci abbiamo provato in tutti i modi, alla fine siamo riusciti a fare gol e poi andare avanti di due gol, alla fine l'abbiamo portato a casa con qualche brivido che bisogna evitare. Ecco, due gol sono arrivati da parte dove giochi tu, solamente tu eri al centro a prendere questi palloni e a fare gol. Ecco, ogni tanto ti piace anche accentrarti? Sì, no, più che altro mi piace attaccare l'area perché succede sempre qualcosa, un cross, un rimpallo, una qualunque cosa. Quindi io durante gli allenamenti mi esercito sempre. Oggi è capitato, sono stato un po' fortunato, un po' bravo, però le cose sono andate per il verso giusto. Rimanete agganciati alle parti alte del campionato, adesso comunque un posto nei playoff, ci credete? Ma ti ripeto, come dicevo nelle interviste scorse, guardiamo gara dopo gara, noi diamo il massimo tutte le partite e poi non so dove arriveremo, però sicuramente non ci possiamo nascondere dietro l'obiettivo playoff.